Meteo Weekend. Temporali AUTORIGENERANT in arrivo su alcune regioni. Queste le zone a cui prestare attenzione. Le previsioni meteo per il fine settimana tra sabato 26 e domenica 27 dal nord Europa si avvicinerà. Il ciclone Poppea. Pronto a scatenare i primi temporali autoriparanti. Segnali chiari ed evidenti che qualcosa sta per cambiare. Ma cosa sono i temporali prefrontali? E soprattutto dove colpiranno? Come spesso accade in estate. Dopo tante giornate caldo intenso l'atmosfera si carica di energia pronta a scatenarsi. Per contrasto, alle prime folate aria più fresca ed instabile. Come mostra la prima mappa qui sotto. Tra sabato e domenica ILSI prevede l'avvicinarsi del vortice ciclonico di Poppea. In arrivo dal nord Europa che darà origine ad un vero e proprio fronte temporalesco il cui ramo più caldo, quello precedente al fronte reale, darà vita alle prime note di instabilità. Questi fenomeni vengono definiti prefrontali possono dar luogo a fenomeni temporaleschi autoriparanti. Persistendo per diverse ore sempre nelle stesse zone. Sabato 26 agosto saranno soprattutto le Alpi ad essere sotto osservazione. Soprattutto nel nord-ovest, dove tra il pomeriggio e la sera noteremo anche un maggiore coinvolgimento delle rispettive zone pianeggianti, come quelle lombarde e piemontesi. Sul paese. L'anticiclone africano continuerà invece a mantenere condizioni di stabilità bollente. L'attenzione sarà rivolta soprattutto alle zone dell'Alto Piemonte e dell'Alta Lombardia. Tra Novarese, Biellese, Varesotto e Verbano dove si attendono fenomeni intensi autorigeneranti. Domenica 27 agosto il vortice di Poppea irromperà nel bel paese e i temporali diventeranno ancora più diffusi su tutto l'arco alpino, sulle pianure del nord-ovest, ma entro sera anche sul resto delle regioni settentrionali, sul settore tirrenico del centro e su alcuni angoli della Sardegna. La mappa sottostante, riferita precisamente a domenica 27, mostra la distribuzione e l'accumulo previsto della pioggia. Prestare la massima attenzione alle zone colorate in rosso dove possono accumularsi fino a 100 mm di pioggia, l'equivalente di 100 litri per metro quadrato. Previsione pioggia per domenica 27 agosto 2023. Molta attenzione dovrà essere prestata ai temporali, che potranno essere anche forte intensità e quindi forieri di abbondanti acquazzoni. Temporali e grandinate grandi dimensioni. Questo sarà solo l'antipasto di quanto accadrà all'inizio della prossima settimana quando Poppea attraverserà l'Italia dando vita ad una fase meteorologica davvero turbolenta al centro-nord e in parte del sud, preannunciando violenti temporali. Forti venti ed un improvviso crollo delle temperature che da martedì 29 scenderanno addirittura sotto la media del periodo, soprattutto al nord. Vi forniremo maggiori dettagli su questa sorta di crisi estiva prevista con l'inizio della prossima settimana nei nostri prossimi aggiornamenti.